Giornale della Lombardia, una mattinata tragica a Motta Visconti in provincia di Milano alle 8, all'ora della colazione, il crollo nella casa di riposo del paese. Il bilancio della tragedia, come avete sentito, è terribile, 27 i morti. Ci colleghiamo subito con il nostro inviato a Motta Visconti, c'è per noi Auro Bulbarelli. Una tragedia che, come hai detto, ha dell'incredibile. Restare sepolti sotto le macerie mentre si sta facendo colazione. Questo è capitato stamani a 42 persone nella casa di riposo di Motta Visconti tra Milano e Pavia. 27 morti, 7 feriti, in 8 sono riusciti a salvarsi. Eloquenti le immagini che vedete girate dai colleghi Paolo Carpi, Giuseppe Paolini e Matteo Maraffi. Come è potuto accadere? Fogne guaste, sature di gas che sono esplose facendo afflosciare l'edificio. Un edificio tra l'altro recente, in cemento armato. Due operai di una ditta di spurghi che stavano lavorando stamani hanno detto di aver visto all'improvviso una fiammata e di essere stati sbalzati all'indietro, per loro ferite non gravi, ma la tragedia si stava consumando. In quel momento l'edificio è crollato. I soccorsi immediati sono proseguiti per ore e si sta ancora lavorando per le perizie, per accertare le responsabilità. Delle 27 vittime, 26 erano ospiti della casa di riposo. È poi morta la cuoca Cinzia Rambaldi, di 30 anni. Le 27 salme sono state composte nel cimitero di Lambrate, alla periferia di Milano. Domani si faranno le autopsie e i funerali, un unico funerale, si farà qui a Motta Visconti. Per domani è previsto anche l'arrivo del ministro degli interni Maroni. E un'ora fa la protezione civile e i vigili del fuoco hanno tenuto una conferenza stampa per cercare di spiegare le cause di questa clamorosa, drammatica tragedia. Ce ne riferisce Raffaella Brustia. È una delle disgrazie più grosse italiane, io ne ho viste tutti, insomma, dal Belice a tutti i terremoti, a tutti gli alluvioni, eccetera. Questa è una delle disgrazie veramente più immani, più gravi che colpiscono. Così il prefetto Pastorelli, direttore generale della Protezione Civile, alla conferenza stampa in comune Motta Visconti. Il prefetto ha istituito una commissione tecnico-amministrativa per chiarire le cause del disastro. Un'altra commissione è stata nominata dal magistrato Maria Rosa Sodano. Ne fa parte Leonardo Corvo, ispettore generale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia, che ha formulato un'ipotesi per la verità piuttosto precisa sulle cause dell'esplosione. Sicuramente questi vespai erano saturi di gas del tipo metano. Sicuramente poteva essere anche del biogas. I vespai, specie di cassoni che dovrebbero aerare lo spazio tra terreno e pavimento dell'edificio, erano invece chiusi e pieni di liquami per la rottura dei tubi di scarico che vi passano. Il gas a contatto con l'aria diventa miscela tonante. Si tratta di capire che cosa, fiamma o scintilla, ha scatenato l'esplosione. Un dolore grande che ferisce il paese, così si è espresso il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, a proposito della tragedia di Motta Visconti. Cordoglio è stato manifestato anche dal Presidente del Senato, Scognamiglio. Il Cardinale Martini, assente in questi giorni da Milano, ha inviato ai fedeli della parrocchia di San Giovanni Battista un messaggio che sarà letto questa sera durante una messa di suffragio che inizierà alle 21 al cimitero di Motta Visconti. Vi invito a guardare con gli occhi della fede a questo doloroso evento, dice il Cardinale, e a nutrire pensieri di speranza cristiana.